Ciao amici, allora oggi sono all'università, i gatti sono a casa e si coccolano. Oggi sto facendo una fatica immensa, sto sveglia, ho una botta di sonno mostruosa. E fra l'altro anche oggi, come spesso, di lunedì, ci siamo solo io e il mio fidanzato nel nostro laboratorio. Io sarei tentata di andare a casa. Questa settimana è una settimana lunghetta. Ci sarà una piccola conferenza giovedì e venerdì. Mercoledì avremo un incontro importante col professore per discutere del progetto. Oggi e domani invece sono giornate di preparazione a questi eventi successivi. Oggi ho fatto stampare il poster che porterò alla conferenza. Mi sono scordata di chiedere la ricevuta, quindi non avrò il rimborso. Inizieremo a aprire i calendari dell'avvento perché c'è un disallineamento fra novembre e dicembre, per cui io mancherò 10 giorni. Andrò in Italia dai gattoni a Trieste e dai gattoni dei miei genitori e dai miei genitori, e quindi quei 10 giorni mancano li apriamo a novembre. Sono matta, io non ci fate caso. Siamo finalmente, con tanta pioggia e tanti ritardi, arrivati a casa Casina. È il momento di aprire i calendari dell'avvento. Abbiamo aperto tutto. Allora, il mio fidanzato ha delle micro confezioni. Nel palazzo del tè abbiamo trovato questo tè qua. Molto sciccose tutte queste confezioni. Whisky, questo. Mexican Corn Whisky. Io invece con i miei prodotti da bagno ho trovato un cleanser di Barbara Sturm e una lotion di Rituals. E la cosa importante per questo video sono i croccantini, insomma gli snacchetti. Quest'anno il calendario dei gatti è questo, molto low cost, e questi si chiamano Dental Wave. Vediamo se Sushi li vuole. Vieni, Sushi. Motivato a settare su, anche Panterino li vuole, però quando arriva Panterino Sushi non riesce a mangiare praticamente più nulla, vero? Direi che sono piaciuti. Che succede qua? Ora si è fissato e si mette qui, non sul divano, lì. C'è anche fatto il buco praticamente, la buca a forma di gatto ciccione come lui. Lui esplora. Si guarda se c'è nel calendario dell'avvento oggi. Multifit Trio. Sushi non riesce a mangiare per nessuna ragione al mondo, perché quest'altro ciccione, ciccione mangioni, ragazzi. Questi invece sono i nostri regalini, questi per Michele. E giornata fortunata per me perché c'erano due regalini in ogni casellina. Questa dovrebbe essere una linea nuova. E praticamente spruzzando questo sulla nappina dovrebbe profumare l'ambiente più a lungo termine. E queste, vabbè, shampoo e balsamo di Olaplex. Faccio un upgrade. Allora, in questo momento non so che ore siano, ma insomma è dopo pranzo. Sono a buon punto del mio programma del giorno. E ho fatto anche la doccia, così sono un attimino più decente. Adesso continuo con il mio programma di studio, ma lo faccio con maschera in viso. Questa è una maschera che ho preso al supermercato in Toscana, fragole e collagene. Holy, so I really gotta
Questa è la situazione delle 11 di sera. Ciao a tutti, è sera, sono 7 di sera, siamo rientrati a casa, qui ci sono i gattoni che hanno dormito tutto il giorno, noi un po' meno, ma siamo sopravvissuti alla giornata e abbiamo appena aperto i calendari. Qui abbiamo i nostri bottini, una candelina, una palette, questi dovrebbero essere per loro e credo siano al tacchino, e poi vabbè abbiamo le cosine. Questo è indiano, hai detto? Whisky indiano. Voi pensate quella fiumetta sia finita lì per caso, ma la realtà è che quando Panterino riesce a prendere un giochino mentre si gioca, poi lo deposita dentro le ciotoline del cibo. Fa così, lui prende le piumette e le va a portare dentro le ciotoline del cibo. Non mi sembra normale sto gatto. Good afternoon, everyone. And with this presentation, I want to show you some evidence of the inheritance responsible for second history biases. Qui i regalini dell'avvento. Abbiamo questo, uno spray per tessuti, una crema, ben nero, un whisky finlandese e dental wave. Questi li abbiamo già trovati il primo giorno. Questo è uno dei problemi di questi calendari, costava poco ma c'ha poca scelta. Ciao a tutti! Allora, io credo di non avervi più aggiornato. Ieri e oggi siamo stati alla conferenza. Ieri in realtà poi siamo stati anche alla scena sociale, siamo stati un po' a conoscere, Panterino sta facendo danni, quelli del laboratorio. Abbiamo fatto tardi, stamattina è stata durissima andare alla conferenza, infatti ho smesso di fare il video perché una cosa in più il mio cervello non ce la faceva a processarlo. Però tutto a posto, adesso la conferenza è finita, siamo tornati a casa. E credo che si possa far finire qui anche il vlog. Io, Sushi, Panterino, tutti quanti vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!